Oggi 8 marzo 2024, festa della donna. Il simbolo è la mimosa. Ci troviamo qui nella panetteria Giada e incontriamo Anna Rita Marfisi. Ciao Anna Rita, buongiorno. Questo è un simbolo e ti facciamo gli auguri per questa festa. Cosa vuoi aggiungere? Un tuo pensiero per questa giornata? Buongiorno a tutti e nulla, non voglio aggiungere nulla se non che io lotto tutti i giorni. Le donne sono sempre in prima linea, rispettiamole, amiamole, perché la donna crea la vita. Ma non a questo, volevo semplicemente dire che lottiamo tutti i giorni e tutti i giorni è un giorno nuovo. E aggiungiamo, e tutti i giorni è una festa. Tutti i giorni è una festa, benissimo, dovrebbe essere così, dovremmo cominciare un attimino a mettercelo un po' in testa, che tutti i giorni è una festa. Ti lasciamo e ti auguriamo buon lavoro e buona giornata. Grazie altrettanto a voi e grazie per il pensiero, lo metterò qua, metterò una spilla e oggi metterò questo vostro gentil pensiero. Siamo qui nel negozio di Floriana, la Trottola. Anche a lei consegnerò il simbolo della mimosa, perché oggi è l'8 marzo, e ti chiediamo, Floriana, un piccolo pensiero. Cosa vuoi aggiungere in più a questa bellissima festa? Allora, grazie a tutti. Volevo augurare auguri a tutte le donne, naturalmente, quindi anche a te. E consiglio a tutte le donne di essere sempre forti di carattere, se hanno delle difficoltà di saperle superare. E un augurio particolare a tutte le donne che si impegnano quotidianamente, che vanno al lavoro, che si occupano della famiglia e che quindi a 360 gradi fanno di tutto e di più anche degli uomini. Ti ringrazio, ti faccio di nuovo gli auguri e soprattutto anche per la tua attività, perché sei un'imprenditrice e oggi stiamo raccogliendo un po' di questi pensieri dalle imprenditrici che ci sono qui ad Ortona. Ti facciamo di nuovo tanti auguri e a presto, rivederci. Grazie mille, grazie, auguri a tutti. Circondate da donne, ognuna di loro hanno una professione. Qui abbiamo Roberta che ha il negozio di fantasia. Ciao Roberta. Ciao. La signora assistente alle anziani. E abbiamo la postina. Come ti chiami? Libertà, Natalia. Non si vede. Oggi vi facciamo gli auguri, auguri, perché oggi è l'8 marzo. E Natalia, cosa mi puoi dire per oggi? Niente, è una ricorrenza importante, però dovrebbe essere tutto l'anno, il rispetto e l'amore verso le donne, ma per qualsiasi essere umano. Dopo aver lasciato la nostra cara postina di Via della Libertà, così si è definita, sì, sì, parliamo un attimo con te, Roberta. Innanzitutto sì, ti do questo piccolo grazie, simbolo fatto a mano, non grazie, è? Ecco, Anna Maria, grazie, grazie, gentilissima. Cosa possiamo dire per questa giornata? Semplicemente, viva le donne! E aggiungiamo qualcos'altro? Oddio. Di più polemico. Oddio, forse, ecco, sarà un po' polemica. Si dovrebbe festeggiare il giorno in cui nessuna donna sarà più uccisa da parte di un uomo. Ecco, io sono contro la festa delle donne, perché penso che le donne si dovrebbero auto festeggiare tutti i giorni e non solo l'8 marzo, che diventa solo, secondo me, a livello di spese, di fiori. Ok, pure i fiorai devono sopravvivere, voglio dire, in questo mondo, però ecco, diventa solo un business, io lo vedo così, solo un business, un tanto parlare e poi il giorno dopo non c'è più niente. Ecco, parlare, denunciare se ci sono, certo, delle problematiche, certo, e avere, ecco, una bella amicizia, più sostegno alle donne, sicuramente sì, questo sì. Allora sì, buon 8 marzo e a presto, rivederci. Grazie, grazie. Ed ecco che ci troviamo nel negozio più dolce che c'è, l'angolo delle dolcezze, in compagnia della signora Stefania. Grazie. A cui do il simbolo della mimosa, bello, fatto a mano. Bello. E per questa giornata cosa vuole dire? Auguri a tutte le donne. Va bene? Va benissimo. Lei è un'imprenditrice, da quanto tempo che fa? Sono in commercio 40 anni. 40 anni. 40 anni sei in commercio e prossimo anno vado in pensione. E poi che facciamo senza le dolcezze? Continuiamo con le dolcezze, ma vado in pensione. Allora, per questa giornata, 8 marzo, cosa farà? Festeggerà? No, mi dispiace, farò festeggiare, ma non festeggerò. Cosa sta preparando qui? Bouquet per la festa della mamma, gli faccio vedere.
ecco qua, il mio cavallo di battaglia, vogliamo chiamarlo così. Ecco qua, tutti i misti si vendono e li rimpiazzo, mentre viventi li rifaccio. E qui ci sono altri colori, rossi, rosa, qui abbiamo altre composizioni, tutti fatti a mano con le custodie delle ditte, dove rappresenta il prodotto all'interno. E che devo dire di più di questo? Chi più ne vuole più ne mette. C'è passione, c'è passione. Beh, molto maestria. Va bene, allora tanti auguri di nuovo e a presto. Grazie anche a voi. Incontriamo la nostra cara amica Manuela. Ciao Manuela, nella tua nuova attività. Innanzitutto ti faccio gli auguri perché grazie. È da poco che hai aperto. Ti do un simbolo perché oggi è l'8 marzo e un piccolo pensiero per questa giornata. Allora, io voglio rivolgere a tutte le donne imprenditrici, fate come me, abbiate il coraggio di aprire, non solo per noi donne, ma al mondo. Io vi invito a venire presso il laboratorio Una Nota di Bellezza e potete anche assaporare una piccola spa per i vostri mani e piedi. Ti ringrazio e di nuovo tanti auguri per questa festa. Grazie e auguri a tutte le donne perché non dovete mai mollare. Ci troviamo in compagnia di Barbara nel suo negozio Abbigliamento Carlino. Ti do questo simbolo perché oggi è l'8 marzo, il simbolo della mimosa per la festa della donna. Ti chiedo un piccolo pensiero per questa giornata. Io e Chicco facciamo gli auguri a tutte le donne e un pensiero va purtroppo alle donne vittime di femminicidio. Spero che si fermi questa piaga. E basta, tanti auguri. Grazie. Ci troviamo in compagnia di Luciana, ma Luciana, oggi il simbolo è la mimosa, questa è una mimosa fatta a mano. Grazie. Ti volevo solo chiedere un pensiero per questa giornata, 8 marzo. Non solo oggi, ma tutti i giorni è la nostra festa, solo questo voglio dire. Grazie, anche se oggi Marianna non è qui, la salutiamo, però... oggi è una bella giornata, certo. Però come hai detto tu, tutti i giorni è festa della donna. Auguri a tutte le donne. Sono in compagnia di Enza, una collaboratrice della parrucchiera Francesca Sciusco. Allora Enza, visto che le tue colleghe e la proprietaria sono impegnate, io ti do il simbolo della mimosa perché oggi è la festa della donna, 8 marzo. Ti chiedo un pensiero per questa giornata. Niente, la festa della donna va festeggiata tutti i giorni perché siamo donne, combattiamo, lavoriamo, figli, casa e tutto. E quindi diciamo che tutti i giorni la festa della donna. Io ti faccio gli auguri a te e anche a tutte le donne che sono oggi qui. Grazie. E a presto, rivederci. Grazie. Incontriamo Patrizia. Patrizia la parrucchiera, buongiorno. Buongiorno. Ma non solo parrucchiera, sappiamo che è una grande, grande pasticciera. Pasticciera, una cosa grossa. Mi diletto. Allora, intanto ti do questo pensiero che è il simbolo della festa della donna. Te, perché oggi è la festa della donna. Un pensiero per questa giornata. Auguro intanto la pace nel mondo per tutte le donne e per tutti quanti. E buona festa delle donne, speriamo che tutto vada bene. Ti ringrazio e ti faccio gli auguri anche perché sei stata ultimamente anche premiata per le Nevole. Grazie. Complimenti. Beh, questo è dedicato a Ortona, diciamo, le Nevole che è particolare nel nostro territorio, diciamo, quindi mi ha fatto piacere vincere questo premio per Ortona. È dedicato ad Ortona. E anche alle donne, grazie. Grazie. Incontriamo Loredana del suo ufficio ACI di Ortona, buongiorno, consegno il simbolo della mimosa perché oggi è l'8 marzo. Loredana, un pensiero per questa giornata. Allora, innanzitutto grazie di questo pensiero bellissimo e che apprezzo veramente tanto. Niente, noi in questo ufficio che è dedicato soprattutto ai maschi perché la maggior parte della nostra clientela è rappresentata da uomini e in questo giorno abbiamo pensato di realizzare con le nostre mani un pensierino a tutte le donne che passano
da questo ufficio, ve lo faccio vedere, con una frase storica di Frida, che secondo me è la rappresentante più importante delle donne, dove dice che se con un tacco ti vedi più alta, con l'amore per te stessa ti vedrai sempre immensa. E noi in questo ufficio apprezziamo tantissimo la presenza delle donne e speriamo che loro vengano sempre di più e che siano i nostri clienti più abituali. E niente, e faccio un grande augurio a tutte le donne del mondo, tutte le donne guidatrici, perché secondo me alla guida le donne sono più brave dei maschi. Grazie. Auguri. Ciao Stefania. Ciao, buongiorno. Ti porto questo simbolo. Grazie, che è la mimosa, perché oggi è l'8 marzo, te lo ricordi? Come no, festa della donna, e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutte le donne. Festeggerai? Festeggerò. Ma a casa, qualcosa di soft. Di soft, sì, semplice, niente di che. E un pensiero particolare per tutte le donne, oltre gli auguri? Beh, che siano sempre serene e rispettate soprattutto, non soltanto questo giorno, ma anche tutti i giorni dell'anno. Ti ringrazio. Grande, grazie a voi. Buona giornata e auguri di nuovo. Maria, ti consegno questo simbolo, che è la mimosa. È fatta a mano, non è vera. Però oggi è l'8 marzo ed è una bella giornata, una festa. Ti chiedo un pensiero per questa giornata. Questa giornata vorrei che si festeggiasse la donna a 360 gradi, ma non solo oggi, per 365 giorni l'anno. Rispetto, amore e affetto. Timidamente mi avvicino a questo bellissimo negozio che è la titolare Loredana, che in questo momento è impegnata, però mi incontro con la carissima figliuola che, a cui regalo questo simbolo fatto a mano, anche se qui ci sono tante cose belle che poi ci farai vedere. Ti chiediamo un piccolo pensiero da dedicare, perché oggi è l'8 marzo. Cosa vuoi dire? Auguri a tutte le donne e in bocca al lupo a noi, che siamo la forza di questo paese. Facciamo vedere qualcosa che sai fare? Mi posso permettere? Sì, prego. Ecco, questa è una tua opera d'arte, sì, una grazie, delle tante, giusto? Sì, una delle tante. Volevo chiederti, che tecnica è? Tecnica Migurumi, è un pupazzetto realizzato per una signora, un semplice pensiero. Complimenti. Grazie. Veramente mani di fata. Grazie, grazie. Di nuovo tanti auguri. Grazie, tanti auguri a tutte le donne. Buongiorno signora Graziella. Buongiorno signorina. Allora, le do questo fiore, diciamo, è un omaggio, un simbolo finto, fatto a mano. Grazie. Perché oggi è l'8 marzo. La festa della donna, ma non bisogna festeggiarli una volta sola all'anno, la donna deve essere festeggiata 365 giorni all'anno, per il mio parere, dopo per gli altri non lo so. Noi ci troviamo qui in Via della Libertà, nel suo negozio, giusto? Sì. Che fa pasta all'uovo. Sì. Da quanto tempo? 46 anni, vado per 47. Complimenti. Grazie. Una donna veramente imprenditrice. Fatta donna. Le lascio questo simbolo, grazie. Le faccio gli auguri. Grazie. E soprattutto buon lavoro. Grazie altrettanto a voi, grazie del pensiero, molto gentili. Vi ringrazio. Volevo chiedere un consiglio per oggi. Alle donne, cosa cucinare? Alle donne oggi, guarda, non devi cucinare niente, perché tutti quanti vanno fuori a cena, a pranzo, sono tutti sbizzarriti. Però una cucina... una cosa particolare, gli gnocchi, i ravioli, tortellini, dipende dai gusti, quello che ci vuole, pallotte, anche quello. Ed ecco, mi trovo in compagnia di Barbara, la titolare dell'alimentari Il Girasole. Barbara, oggi è l'8 marzo. Grazie. Ti do questo simbolo, che è la mimosa, perché per la festa della donna. Ti chiedo un pensiero per questa giornata. Guarda, io non lo so, in questo momento difficile per noi donne, auguro veramente tanto bene e che gli uomini ci vogliano il più bene possibile. Più di questo non ho da dire altro. Ti faccio gli auguri. Grazie. A te e anche alla tua collaboratrice. Grazie Claudia. E festeggiamo sempre. Sempre, di più. Oggi devono osannarci proprio. Grazie. Prego. Ed ecco che incontriamo Brunetta e anche Anna.
a cui lascio questo simbolo. Brunetta, grazie. Questo è il simbolo della mimosa per oggi, perché oggi è l'8 marzo. Ti chiedo un pensiero. Allora, io mi auguro che le donne possano avere un futuro veramente diverso, perché quello che si sente ormai è veramente troppo forte. E quindi auguro, per tutto quello che facciamo nell'ambito della famiglia, del lavoro, di tutto, che possiamo avere una considerazione veramente diversa. Questo è quello che posso augurare a tutte, a noi. Grazie. Non potevamo non incontrare Anna Maria Di Lorenzo, che oggi, per l'8 marzo, ti ho portato questo simbolo. Ci troviamo qui nel bar Pausa Caffè, però io volevo specificare che tu rivesti due ruoli, anzi è meglio che lo specifichi tu. Certo, grazie, e grazie anche del gentil pensiero, perché poi i lavori fatti a mano sono la cosa più bella, perché non deturpiamo né natura né niente, quindi è la cosa più bella che ci può stare, grazie. E io sono presidente dell'associazione Gli Amici della Nebola Onlus di Ortona e presidente dell'associazione culturale sportiva Olimpia, sempre di Ortona. E anzi, nell'occasione colgo la nebola, giustamente, fa da regina e da sfondo su questa giornata, anche perché poi ce la degusteremo insieme, metà per uno, va? Sì. Perché la cosa più bella è condividere, quindi ce la dividiamo, come tu, perché noi siamo anche amiche nella realtà. Quindi il pensiero comunque che voglio dedicare oggi a tutte le donne è solo questo: ricordatevi che noi valiamo tanto, ma soprattutto, mi raccomando, come donna non bisogna farsi mettere i piedi in testa da nessuno, bisogna avere la forza di reagire a tutto quello che succede, ma soprattutto la forza ce l'abbiamo dentro di noi, quindi cerchiamo di essere forti nell'animo e di non farci plagiare da nessuno, ripeto, perché questo è il mio messaggio, perché si sente spesso purtroppo in giro che la donna viene purtroppo plagiata e manipolata, non solo dall'uomo ma anche da altre donne. Quindi quello che dico sempre è trovare la forza in se stessi, questo è il messaggio. Auguri a te. Grazie, auguri a tutte quante e auguri anche a te. Grazie. Per concludere, non potevamo non sederci su questa panchina, che è il simbolo la violenza sulle donne, e sono in compagnia della mia cara amica Gabriella, ciao Gabriella, per questo 8 marzo lascio a te la parola. Cosa dire? Io direi soltanto due cose: che mondo sarebbe senza di noi? Viva sempre le donne!